torna alla vittoria la Battipagliese. Dopo un'astinenza durata ben 9 turni, la formazione bianconera ha superato con un netto e perentorio 2-0 il Molfetta, rompendo così il digiuno dai tre punti. Senza Barbera in campo, col Salsano al centro dell'attacco, Esposito a centrocampo fin dall'inizio e la conferma di Orrigo sulla sinistra, le zebrette e bianconeri hanno iniziato in avanti. Il forte vento ha condizionato non poco le traiettorie in campo. La rete del vantaggio è stata siglata da D'Angelo al 24esimo minuto di gioco, un'azione personale del giocatore bianconero che ha superato così l'estremo difensore Roca. Dopo lo svantaggio il Molfetta ha cercato immediatamente il pari, ma Criscuolo è sempre stato attento. In chiusura di primo tempo poi è giunta alla rete del definitivo successo, realizzata da Danese direttamente su punizione. Nella seconda frazione il Molfetta ha leggermente avanzato il proprio baricentro di gioco, ma mai ha seriamente impensierito la sempre attenta retroguardia bianconera. La Battipagliese con grande tranquillità ha controllato il risultato di doppio vantaggio, creando con Esposito anche una buona occasione per triplicare il risultato. La partita è così scivolata via fino alla conclusione, per la Battipagliese quindi una vittoria a scacciacrino.